Mi chiamo Rossella e ho 52 anni. Sono malata di sclerosi multipla e sono stata diagnosticata nel 2003. La mia vita è stata fin da subito sconvolta, poiché io avevo due figli piccoli e oltre alla fatica e a problemi di equilibrio, che sono tipici della malattia, ho quasi fin da subito avuto anche dolori che sono iniziati prima agli arti inferiori, poi agli arti superiori e alla schiena. Per cui questo mi ha impedito assolutamente di continuare a lavorare e mi ha impedito anche di fare le cose normali di tutti i giorni, per cui io ho dovuto assolutamente essere aiutata, a fare lavori di casa, a seguire i figlioli che comunque erano piccoli, a fare la spesa, a fare tutto quello che in casa poteva dare aiuto alla famiglia, e quindi mi sono trovata anche in situazioni in cui cercavo di riposare molto ad avere in ogni caso i dolori già fin dalla mattina. Io mi alzavo la mattina con i dolori, per cui per me era poi penoso decisamente dovermi muovere, dover alzare i bimbi anche in braccio piuttosto che aiutarli nei giochi. Adesso io sto molto meglio, ho seguito diverse terapie che mi hanno fatto e mi hanno aiutato abbastanza. Dal novembre 2019 sono in cura e assumo cannabis. Immediatamente, fin dalle prime gocce, io mi sono resa conto di stare molto meglio e questo mi ha aiutato anche a muovermi di più e quindi ad utilizzare meno la sedia a rotelle, a fare di più i lavori di casa, ad essere più autonoma e tutto questo mi ha portato anche a diminuire di 43 kg in un anno e a cambiare assolutamente la mia vita. Io adesso mi sento un aiuto in famiglia e sentirmi dire di poter fare qualcosa mi ha dato la possibilità di credere che potessi essere ancora un aiuto per me stessa, per la mia famiglia, per il mondo. La testimonianza di Rossella è legata ad una situazione conseguente ad una diagnosi ben precisa, quella di sclerosi multipla, con un quadro di dolore soprattutto agli arti inferiori, che oltre ad essere interessati da un deficit funzionale, quindi una paraparesi, ha un dolore di tipo neurogeno centrale legato alla malattia. Questa paziente ha avuto una precedente esperienza farmacologica di trattamento del dolore con i farmaci normali, quindi oppiacei, con sviluppo purtroppo di una serie di effetti collaterali tipici di questi farmaci, ma che li rendevano praticamente indisponibili ad una terapia per questa paziente. Alla fine abbiamo tentato quello che è un po' l'ultima chance, che è quella di introdurre una terapia con cannabinoidi. Cannabinoidi che hanno, nel caso della paziente, dato un ottimo risultato, ma non possiamo allo stato attuale considerare il risultato ottenuto in questa paziente come un risultato che possiamo renderlo disponibile per tutti, o sul quale possiamo fare delle generalizzazioni. Siamo di fronte ad un tipo di trattamento a base di prodotti galenici. Parliamo di vere e proprie infiorescenze che vengono utilizzate per produrre degli estratti in olio, oppure delle tisane, oppure anche delle vaporizzazioni, quindi con somministrazione della terapia per via aerosolica. Ancora bisogno di essere molto validata, anche perché siamo di fronte a prodotti che non corrispondono ad un unico principio farmacologico, ma c'è tutta una serie di principi dei quali conosciamo quelli più noti, il THC e il CBD. Ma nelle infiorescenze della cannabis abbiamo almeno 700-800 prodotti che vengono assunti dal paziente, ma di cui non conosciamo esattamente il meccanismo d'azione.